All'interno della 31ª edizione di Abitare Oggi a Lanciano incontriamo Marco Di Tiglio dell'azienda LM Impianti e parliamo di queste porte basculanti. Vogliamo spiegare un po' le caratteristiche di questa porta? Io sono Marco Di Tiglio, sono agente per l'Abruzzo e il Molise dell'azienda Ballan, che è l'azienda italiana più grande produttrice di porte da garage. La produzione dei nostri prodotti va dalla classica porta sezionale in due versioni, una versione più commerciale e una versione più il nostro top di gamma, passando per le porte basculanti, da quelle in lamiera a quelle coibentate a quelle in legno, oltre ad avere porte industriali, sezionali, porte a libro, porte rapide, insomma tutto quanto che concerne le chiusure. Questa qui è una porta sezionale Onda Viva, che è il nostro prodotto che va per la maggiore. È una porta sezionale color legno, che può essere col manto liscio o goffrato. Nella versione doghe da 50 o l'Onda Viva 250, che è lo stesso pannello con una doga centrale. Nello specifico abbiamo un'Onda Viva 250, che è una porta color legno col manto liscio, corredata di porta pedonale, come possiamo vedere. È una porta motorizzata, ha degli oblò in vetro antisfondamento e la serratura molto incassata, che è un particolare molto bello e che credo che siamo l'unica azienda ad averla inserita nel manto. Le nostre porte vengono realizzate tutte su misura di centimetro in centimetro, sia in larghezza che in altezza. Poi abbiamo anche la versione industriale, dove riusciamo a fare ampie porte fino a 8 metri di larghezza per 6. In più, come accessori, possiamo avere anche le guide verniciate con le coperture delle molle, automazioni con fotocellule, senza fotocellule, lampeggiante e cose varie. Questa qui è una porta New Age XT, un'esclusiva dell'azienda Ballan. Non c'è un'altra azienda che produca una porta simile. La particolarità di questa porta rispetto a quella che abbiamo visto prima, che è un'Onda 500, a parte i colori esterni che possono essere più simili anche alla Onda, la particolarità è che il pannello è alto 40 cm e non 50. C'è l'assenza completa di cerniere, perché il pannello è autoincernierante per tutta la lunghezza. Abbiamo la copertura delle guide, delle ruote, le guide sono verniciate. Abbiamo il coprimolla superiore, quindi anche a livello estetico è molto più bella la porta ed è anche molto più resistente. Possiamo accessoriare la porta con degli oblò, come possiamo vedere in questo caso, in vetro antisfondamento. Come accessori possiamo avere anche la serratura incassata nel pannello, paracadute di antirottura molle, antirottura funi di serie. Le guide sono verniciate e qui possiamo notare che anche la guida del motore è verniciata come il colore della porta. Quindi sia a livello di estetica che a livello di sicurezza è una porta che non ha uguali. E tutte le porte Ballan sono motorizzate con automazione in corrente continua a 24 volt. Quindi è molto facile avere il controllo delle forze, in quanto basta un minimo ostacolo per fare in modo che la porta inverta il senso di marcia. Quindi la pressione che si ha è veramente lieve. Questa qui è una porta basculante, è veramente il fiore all'occhiello della Ballan. La Ballan ormai quest'anno festeggia 5 anni in attività e a livello di porte basculanti credo che non ci sia un'altra azienda che abbia la qualità e la quantità e tipologie di basculanti che ha l'azienda Ballan. Parliamo di porte coibentate e la particolarità di questa porta è il giunto termico tra un pannello e l'altro. Parliamo di una porta unica nel suo genere, dove abbiamo gli inserti in gomma che sono posizionati tra un pannello e l'altro. Questo fa sì che possiamo avere un cappa termico sulle porte basculanti montato oltre luce a 1.2, molto meglio di tanti infissi anche in PVC, dove non riescono ad abbattere la trasmittenza termica come facciamo noi su una porta da garage, che come può vedere
a ampie superfici. Ormai le porte dei garage sono orientate sulle porte sezionali, che però hanno purtroppo la caratteristica di avere la struttura che comunque rimane a soffitto ed è sempre a vista. In questo caso abbiamo la porta basculante, che è una porta coibentata e se viene montata in un garage, taverna, quindi all'interno dell'abitazione, la cosa bella di questa porta è che non ha alcuna struttura interna, quindi immagina di avere un tetto in legno, una copertura in legno e trovarti la struttura della porta sezionale zincata, che non è a livello estetico sicuramente la cosa migliore. In questo caso abbiamo una linea pulita, non abbiamo alcuna struttura a soffitto e anche a livello di sicurezza una porta molto molto sicura. Vorrei illustrare due piccoli particolari. Innanzitutto, con la porta motorizzata non cambia nulla rispetto a una porta manuale. Abbiamo sempre un solo braccio e non i classici due bracci che i nostri concorrenti montano sulle proprie porte, quindi non abbiamo l'effetto cesoia. I cavi passano addirittura all'interno del braccio e praticamente l'automazione è pulita, non si vede nessun cavo. La porta basculante può essere anche accessoriata con porta pedonale, con oblò, con sovraluce fissi, apribili e tutto e quanto si può chiedere una porta da garage. Ballan cura molto la sicurezza delle porte. È l'unica azienda che inserisce, come richiesto la normativa, delle guarnizioni tra il manto e il telaio, in modo che se c'è, durante il funzionamento, viene inserita una mano all'interno tra il manto e il telaio, la mano non viene schiacciata. Io inserisco la mano, non vengo schiacciato né cesoiato. In più i motori sono a 24 volt in corrente continua e hanno addirittura un rilevatore di ostacoli all'interno. Basta che la porta rileva un piccolo urto e la porta si blocca e libera l'ostacolo, sia in apertura che in chiusura. Qui parliamo di Forgefer, un'azienda bresciana che produce il cancello monoblocco. Monoblocco cosa significa? Significa che il cancello è già preassemblato. Basta fare uno scavo, si inserisce nella fondazione, il tempo di cementarlo e il montaggio è finito. Montaggio che si effettua veramente in 30 minuti, che è lo spot aziendale. I cancelli possono essere forniti nella versione zincata o zincata e verniciata, manuale predisposta all'automazione o già automatizzata. I cancelli possono essere a battente, scorrevoli o pedonali, o eventualmente in alternativa anche integrali, battente più pedonale o scorrevole più pedonale. La particolarità di questo cancello è che ha una lavorazione, non so se definirla semi-industriale o semi-artigianale, in quanto l'assemblaggio del cancello viene messo in maschera e poi saldato, ma ci sono le lance che vengono che sono forgiate a mano una a una e vengono fatte artigianalmente. Il modello Cristina, che è questo qui, è il modello di punta della nostra azienda, è il cancello che va per la maggiore. Poi abbiamo cancelli anche più semplici o con lamierati, quindi chiusi in lamiera. Anche per quanto riguarda i cancelli automatici, siete molto attenti alla sicurezza? Assolutamente sì, noi ormai utilizziamo solo motori in corrente continua, che come puoi vedere semplicemente con un dito io riesco a bloccare il cancello, in quanto i motori sono sempre motori a 24 volt in corrente continua, dove è facile fare il rilevamento della corrente e quindi basta un piccolo ostacolo per far aumentare gli assorbimenti sul motore e di conseguenza la centralina lo rileva come ostacolo. Marco, in chiusura è giusto anche dire alle persone che ci stanno guardando dove possono trovarvi e come contattarvi. Allora, io sono agente per l'Abruzzo e il Molise, quindi sono io che filtro i vari clienti e i vari rivenditori di zona che poi provvederanno a contattare il cliente. Per chi volesse contattarci può contattarmi sul mio cellulare che è il 360 50 7518, o chiamare il numero verde di Ballan al numero 800 405 540. In questo modo sarò io a contattare il cliente o gireremo il contatto al più vicino al rivenditore di zona. Ricordiamo che la vostra azienda è presente non solo in Abruzzo ma anche per la regione Molise. Assolutamente sì, io curo Abruzzo e Molise, ma comunque l'azienda Ballan è presente, così come Forgefer, è presente su tutto il territorio nazionale. We'll be right back.
Alla 31esima edizione di Abitare Oggi qui a Lanciano, anche utensileria di casa, direi. Questo è un brevetto tutto italiano, abruzzese, Daniele Cipolla. Come mai l'invenzione di questo utensile che andiamo a spiegare anche agli amici che ci vedono a casa? È un'invenzione, un design assolutamente italiano. Anche noi siamo molto capaci, questo è già stato comprovato. Tuttavia l'idea è venuta per puro caso. Non sono mai stato appassionato di noce in particolare, tuttavia quando abbiamo un'idea bisogna svilupparla. Dico sempre, nel mondo non ci sono super uomini o uomini straordinari, bensì ci sono solo uomini che fanno cose straordinarie. E il segreto, se segreto si possa dire, è aver creduto nella mia idea. Non ho mai avuto un attimo di esitazione, ho avuto l'idea e ho voluto svilupparla fino a quando riuscivo a produrre il mio schiaccianoci. Il prodotto in realtà è un sistema noto che io ho abbinato a uno schiaccianoci, ossia un utensile di uso casalingo, quindi è anche una spesa veramente relativa, è un oggetto veramente per le famiglie, quindi volevo fare qualcosa anche accessibile. I vantaggi, io vorrei parlare dei vantaggi rispetto agli schiaccianoci già esistenti. Questo schiaccianoci è stato ideato per facilitare la vita delle persone, per quanto potesse essere di aiuto. Rispetto agli schiaccianoci già esistenti, questo presenta numerosi vantaggi in termini di sicurezza e di facilità d'utilizzo rispetto a quelli esistenti. È molto sicuro, già che non genera più proiezione di schegge. Tutto rimane contenuto all'interno rispetto a quelli esistenti. Inoltre non ci si fa più male alle mani perché non richiede nessun tipo di forza per usarlo. Così anche i bambini, le mamme, le nonne lo possono usare veramente con molta facilità. Infine ho piacere a farvi vedere quanto sia veramente efficace anche con la frutta durissima come le mani. Dunque vediamo, mettiamo il frutto sul piattino che viene in dotazione, rimettiamo la campana di legno e facilmente riusciamo ad aprire anche le mandorle, che sono frutti molto resistenti. Come vediamo non ha generato nessuna proiezione di schegge, tutto è rimasto contenuto all'interno, ma il vantaggio che preferisco personalmente è che ci permette di mangiare un frutto intero, invece di raccogliere mille frammenti tra il guscio, ci permette di avere un frutto veramente intero da gustare. Ed è lo stesso con ogni tipo di frutta. Le nocciole, per esempio, le nocciole sono dei frutti un po' fastidiosi, diciamo, sono scivolosi, sono rotondi, non si sa mai come prenderlo con lo schiaccianoci, ma in questo caso ha poca importanza. Anche questa volta riusciamo facilmente ad aprire la nocciola, tutto rimane contenuto all'interno e di nuovo abbiamo veramente un bellissimo frutto da gustare, invece che raccogliere mille frammenti. Ed infine abbiamo la signora, la noce. La noce in realtà è solo un frutto grande che fa molte schegge rispetto agli altri, ma ha poca importanza. Anche questa volta riusciamo facilmente ad aprire la nostra noce. Tutto rimane contenuto all'interno e di nuovo abbiamo un bellissimo frutto da gustare. Invece che raccogliere mille frammenti, vediamo bene che abbiamo un frutto assolutamente integro da mangiare. E questo è il funzionamento e i vantaggi del mio schiaccianoci. Una molla all'interno di un cilindro che basta poca forza e c'è la rottura di questo guscio. Assolutamente sì, il sistema è noto, dicevo. C'è un percussore all'interno, un percussore in acciaio inox, quindi non abbiamo voluto risparmiare sul materiale, volevamo qualcosa di qualitativo e accessibile a tutti. D'acciaio inox che non fa nessuna ruggine, non cambia nel tempo. Il legno mi sono affidato anche alle vecchie tradizioni. Il legno è il legno di faggio, come il mattarello per fare la pasta, quindi un legno che dura tutta la vita e poi viene abbinato a un piattino anch'esso di metallo e quindi non ha nessun degrado neanche nel tempo. Così semplice, così funzionale e anche durevole. E questa è la storia del mio schiaccianoci, insomma. Box.